Il cefalo, o mugine, è un pesce appartenente alla famiglia Mogilidae. Il termine cefalo deriva dal greco che significa testa. Perché i pesci appartenenti a questa categoria sono tutti caratterizzati da una testa dalle grandi dimensioni rispetto al corpo. Sotto il nome di cefalo si riconoscono circa 75 specie che, seppur con caratteristiche simili, a volte hanno peculiarità differenti. Dunque, vi sono cefali più pregiati dal punto di vista nutrizionale ed altri meno. Si possono cucinare in svariati modi, dalla cottura al forno, al vapore e alla griglia. La cottura in forno, in particolare, consente di conservare al meglio le caratteristiche nutrizionali, soprattutto quelle relative ai sali minerali. Nella maggior parte dei casi sono pesci di mare. Vivono in acque poco profonde, calde o temperate, ma anche più fredde, come a nord della Francia e in ogni tipo di fondale. Il cefalo è molto comune in tutto il Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo le coste atlantiche. In Italia, soprattutto sulle coste di Toscana, Sardegna e Veneto. È pescato comunque in tutto il mondo. E normalmente in commercio si trovano esemplari di taglia medio-piccola, lunghi circa 30 cm, e con un peso medio di 2 kg. Le caratteristiche gustative del cefalo possono differire molto in base all'habitat. Quelli che provengono dal mare aperto o su fondali ghiaiosi hanno un gusto più delicato e puro rispetto a quelli di valle o fluviali. Sicuramente è bene che non sia pescato vicino alle aree portuali o industriali, in quanto, cibandosi prevalentemente di alghe che filtra dalla fanghiglia, può essere molto soggetto a contaminazione. Spesso è un pesce non abbastanza valorizzato, e la sua carne è considerata da molti dal gusto troppo intenso e dalla consistenza un po' stopposa. Ancora una volta, incide l'ambiente in cui è pescato. Per questo, oggi si preferisce di frequente optare per cefali di allevamento. In generale può essere considerato un pesce economico rispetto ad altri. L'apporto energetico della carne di cefalo è abbastanza basso, visto lo scarso contenuto di lipidi presenti. Le proteine invece sono abbondanti e di alto valore biologico. Cioè, offrono una grande quantità di amminoacidi essenziali. Una buona dose di acidi grassi presenti lo qualifica come un pesce sano e che offre i benefici dei grassi insaturi. 3,63 grammi, di cui è ricco insieme ad una quota relativa di colesterolo. È comunque una buona fonte di omega 3. È catalogato come pesce semigrasso. Presenta ben pochi carboidrati e nessun contenuto in fibre. Come del resto ci si aspetta da un pesce. Il cefalo è ricco di vitamina A, presente nel grasso sottocutaneo, e anche una buona dose di niacina, 7,3 mg, più del 45% della dose giornaliera raccomandata di vitamina B1 e B2. È un pesce che ha un discreto quantitativo di sali minerali, zinco, magnesio e rame, e soprattutto ferro. Tanto che è un pesce consigliato in caso di anemie. Da non sottovalutare anche l'apporto di calcio, 26 mg, e naturalmente fosforo, 220 mg. In generale, viste le sue caratteristiche, può anche essere inserito in diete ipocaloriche e per soggetti che soffrono di malattie metaboliche. Una porzione di circa 100 grammi apporta 127 calorie. Soprattutto proteine, 15,8 grammi, su 100 di carne, 7 grammi di grassi. Il contenuto dei grassi è mediamente pari a circa 7 grammi, mentre risulta del tutto trascurabile il contenuto dei carboidrati. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.